ci si fa portare innanzitutto proprio dal ritmo, dalla musica, dal suono, che poi si struttura in immagini. E quindi la lettura di un testo poetico è anche molto personale. Dirò subito che nella previsione di questa serata io questo testo me l'ero portato in Brasile con l'idea di lavorarci su in quel periodo lì. Poi naturalmente lì non ho avuto il tempo, però il testo c'era, mi ha accompagnato e probabilmente alcune delle cose che adesso cercherò di dire risentono di questo viaggio che ho fatto io, ma appunto che ha fatto anche nel nome della madre di Aymara. Quello che mi guida, l'elemento che soggettivamente mi guida nella lettura di questo testo è innanzitutto la rondine. Ci sono molti uccelli, molti volatili di vario tipo, anche alcuni con un pedigree letterario molto blasonato, c'è cioè l'albatro, il gabbiano, il falco, la lodola, ma la rondine secondo me ha un ruolo particolare, comunque per me ce l'ha. E la troviamo in tutto il corso del poema. Non per niente l'ultima parola è proprio rondine. L'ultimo verso si chiude con una domanda, e anche questo può essere interessante che sia una domanda. Ma dov'è la rondine? La rondine appare subito nella prima, sono cinque sezioni, nella prima sezione che è la più drammatica, mi pare, incentrata sui migranti, sui naufragi, sulla terribile tragedia che si svolge nel Mediterraneo. E a un certo punto c'è questa strofa. La pioggia scorsa su tetti in plastica. In una casa di nessuno, sul plotone di finestre chiuse, ferma sul colmo, c'è una rondine. Né per i fischi né per l'argano, teso tra grida di gabbiano, la pazienza migratoria trema. E appunto in questa lettura un po' soggettiva, i tetti di plastica che qui ricoprono i balconi, per me, quando l'ho letto, in primo momento erano i tetti di plastica sulle baracche delle favelas. E questo magari può anche dire che i simboli, e la poesia è tutta costruita su simboli, parlano anche al di là dell'intenzione dell'autore. Così mi paro anche, se dico cose che Aymara poi dice no, assolutamente, io non volevo dire assolutamente quello, dico, bene, però hai usato quel simbolo lì che può dire di più di quello che la tua intenzione gli attribuisce. Mi ha molto colpito, a parte i tetti in plastica, che per me sono una cosa estremamente concreta, la pazienza migratoria che non trema. Ecco, cos'è questa pazienza migratoria? Questa pazienza migratoria viene fuori successivamente all'inizio della quarta parte, che è anche forse la più densa, anche da un punto di vista concettuale di riflessione. E l'inizio è molto bello, è molto carino, perché ci sono cinque versi disposti graficamente in modo da rappresentare una rondine in volo. Quindi questa forma molto molto slanciata. E questi versi dicono, il titolo della sezione è Il canto della rondine, che riprende gli ultimi versi della sezione precedente. C'è tutto un gioco di rimandi.
Dal sorgere del sole al tramonto li amerai. Tornata li amerai dal tramonto al sorgere del sole. Li amerai è chiaramente una chiave, ma c'è soprattutto questo rovesciamento del flusso del tempo, dal sorgere del sole al tramonto, dal tramonto al sorgere del sole. E questo secondo me è una chiave di lettura di tutto il poema di Aymara. Questo rovesciamento del tempo che si apre verso un altrove. Ecco, forse la domanda finale, ma dov'è la rondine, allude a questo. La rondine è in un altrove, è in un al di là, perché il tempo non finisce. E questo è detto in modo molto esplicito, se lo trovo. Non si sfugge ciò che mai tramonta, ma anche no, c'è un altro punto, aspetta perché un altro giorno nell'unico giorno, la seconda sezione, predicato, che mi sembra molto molto interessante, molto stimolante. Innanzitutto più o meno comincia con un sì, dico più o meno perché prima c'è un verso fra parentesi in una miniera oscura. C'è un sì, è molto bello questo, è molto intenso, è molto denso. E qui posso azzardare, provo ad azzardare una interpretazione in contraddizione con quello che ho detto all'inizio. La visione che Aymara mette, esprime in questo poema, non è una visione desolata. Nella sua biografia, la traduzione della The West End Land di Eliot, di cui credo abbia portato qualche copia, è uno dei momenti importanti, probabilmente quello che gli ha anche schiuso delle porte editoriali, un lavoro di grandissimo impegno. Ma non faccio arrivare il torto di pensare che questo poema sia la risposta di Eliot, non è così. Questo poema, peraltro, denso di citazioni, alcune non molte dichiarate, ma molte altre invece sotterranee, è però di Aymara. Quando il poeta usa una citazione, è sua. La inserisce dentro un suo tessuto, un suo percorso, la modifica. Ecco, qui non c'è una visione negativa, desolata, nonostante ci sia una grandissima sofferenza, ci sia molto dolore. Appunto, si sofferma molto, in modo molto efficace, sulla disperazione, il naufragio, la morte in mare, la morte per acqua. E però c'è questo al di là, questo superare, il canto e il volo della rondine, questa possibilità, ecco, possibilità credo che sia una parola significativa e importante, questa possibilità di andare oltre, ma che è anche una possibilità di ritorno, legato al tema appunto della migrazione, che non è questo partire assoluto. E questo rovesciamento, questo altrove, avviene sicuramente attraverso l'amore,
E lei lo dice in modo molto efficace, molto poetico appunto, ma anche molto intenso, esperienza del cuore, che si richiama a una citazione, una delle poche esplicitate del libro dei Proverbi della Bibbia, che in realtà è presente in vari punti, ma non esplicitato. Una ferita che sanguina è rimedio al male. Mi ha molto colpito questa citazione, perché dice che si supera il male, la sofferenza, non rimuovendola, non nascondendola, non mascherandola, ma assumendola, appunto, assumendola fino in fondo. Ecco, mi piaceva che l'ultimo verso fosse una domanda. Ma dov'è la rondine? Io credo che porre domande sia un modo di porsi di fronte alla poesia. Però adesso non voglio mettere in difficoltà in mano, ma non tanto porre domande alla poeta. Anche quello si può fare, ma un'altra cosa, porre domande alla poesia stessa, perché la poesia suscita questo, e domande rispetto alle quali non ci si aspetta una risposta o delle risposte conclusive, definitive, ma domande che appunto aprano, che approfondiscano, che aprano degli spazi. Ecco, secondo me la rondine, appunto, in tutto questo poema, il suo librarsi, migrare con ritorno, questo volo così elegante, rappresenta questo, indica questo, questa apertura di spazi, di possibilità per una terra che non è desolata perché non si chiude nel male, nella sofferenza, nel dolore, nella devastazione che, per carità, ci sono, che vediamo, ci confrontiamo direttamente. Dicevo prima, non sono portato nelle favelas questo libro, quindi. Ma c'è questa dimensione, e la poesia apre proprio questa dimensione. Se no, cos'è la poesia? Questa è la mia domanda. Grazie Francesco, perché era un piacere ascoltarti e avrei continuato a farlo. Mi hai ceduto proprio il microfono sulla domanda che cos'è la poesia e quindi non risponderò su questa domanda perché non sono preparata, non lo so dire che cos'è la poesia. Cioè, ci sono tante risposte che ogni tanto mi segno, che mi piacciono molto e dico sì, questa mi piace, è una risposta che potrei citare. E poi ne trovo un'altra che è molto diversa, mi piace anch'essa, e allora dico forse questa è la poesia, e poi ne trovo un'altra ancora che contraddice le prime due, e dico no, è questa la risposta che mi devo segnare. E il risultato è che adesso ne prenderò una proprio come una specie di estrazione del numero dal cestello della lotteria, e la prima che mi viene in mente è quella di Yves Bonfoy. Che dice che il poeta nel fare poesia è come se prolungasse il sogno notturno e non volesse svegliarsi, e quindi non volesse scegliere fra due dimensioni diverse, quella del sogno, quella onirica, e quella concreta della realtà, concreta si fa per dire, della realtà, comunque del mondo della veglia. E forse la poesia è un po' questo stare ancora un po' con un piede nel sonno e un piede nella veglia del quotidiano. Non è una definizione, ovviamente, se non da prendere, attendendo alla prossima e ricordandosi quella precedente che magari riprendeva un altro, ma direi che è comunque un dialogo sonoro che ci permette di stare in una situazione di incontro con l'altro. Cioè, sicuramente, ecco, è più facile dire quello che non è forse la poesia. Non è questa pratica di solitudine, di ritiro dal mondo o da, non so,
soffitta polverosa dove a lume di candela si compongono strazianti versi di solitudine. Per me, soprattutto il poeta e la poeta sono figure di persone che stanno nel mondo e si relazionano agli altri e quindi danno la loro esperienza come uno dei tanti modelli possibili per stare tra le persone e fare qualche cosa con la propria vita. Una domanda più semplice? No, mi ha molto colpito comunque, Francesco, la tua lettura, perché io stessa non sarei in grado di presentare il libro così. Non ho, come tu stesso hai intuito, questa lucidità nel sapere perché ho scritto determinate cose piuttosto che altre, cosa volessi dire. Non avevo pensato alla rondine come figura dell'aperto e del ritorno, e invece sì, assolutamente. Non ti contraddico minimamente, anzi te la copierò se qualcuno mi chiede questa cosa che avevo pensato alla rondine come un simbolo dell'attesa. Sicuramente il nido della rondine è un simbolo di attesa, di fervida attesa, cioè nella poesia il nido della rondine è uno spazio anche temporale collegato all'attesa, una forte attesa perché il piccolo della rondine, la rondinella che rimane nel nido e aspetta, ad esempio, mi viene in mente Pascoli, 10 agosto, di quella rondine che invece al nido non è tornato e quindi i piccoli si lasciano morire di fame nell'attesa della madre della rondine che invece assume questa posizione cristologica di ferita e quindi con le ali spiegate a croce che da quest'ultimo sguardo al cielo con il verme che trattiene nel becco e non sarà più in grado di portare al nido, perché tra le varie connotazioni della rondine, e la rondine è davvero un uccello che si porta dietro una sua simbologia antichissima, pre-cristiana, poi cristiana, poi i primi tempi anche nei bestiari medievali fino ad arrivare appunto al contemporaneo, è un uccello, è un simbolo fortissimo, adesso non voglio farvi un excursus sulla simbologia, però se quello che forse mi ha più condizionato come simbolo della rondine è quello della madre esemplare, e appunto il libro si intitola Nel nome della madre, e la rondine, sì, la rondine è la madre esemplare, insomma, quell'idea di madre che va oltre, diventa qualche cosa a cui si tende, ma si sa che non si potrà mai raggiungere pienamente. Perché la madre esemplare? Perché la rondine sa costruire dei nidi molto robusti di fango e quando non c'è il fango si strofina le ali nella polvere e se, bagnandosene in precedenza in modo da crearlo da sé. Aggiunge dei piumini che si strappa anche da sé perché il nido sia caldo. La rondine, sia il maschio che la femmina, accudiscono il nido e si preoccupano di costruirlo sempre nei posti più sicuri. È anche una creatura che non ha nulla, ma che vive dell'ospitalità delle persone, cercando rifugio sotto i tetti degli altri. Quindi anche qui mi riportava un po' all'idea della migrazione, della ricerca di ospitalità quando non si ha una casa dove poter rimanere. E quindi la rondine è anche un uccello che accudente. La rondine si crede sia in grado, e di fatto non ci sono prove contrarie a questo, di restituire la vista ai rondinini nel nido, perché spesso le piccole rondini nascono cieche o perdono nei primissimi giorni la vista, ma la rondine, raccogliendo l'erba della celidonia, infatti si chiama celidonia da chelidon, che è rondine in greco, raccogliendo quest'erba nei prati e sfregandola sugli occhi del rondinini è in grado di restituire la vista, però chiaramente restituire la vista immediatamente porta nel simbolico. E perché gli occhi delle piccole rondini sono un po' come le code delle lucertole, sono in grado di riformarsi. Anche questa è una cosa molto particolare, un uccello molto ricco, insomma, nell'immaginario a 360 gradi, da quello religioso a quello di cultura popolare, insomma, dalla celidonia, eccetera. Grazie per questa lezione di ornitologia molto, molto, molto interessante. Però penso che magari ci siano domande a questo punto.
del pubblico. Piacerebbe sentire una poesia letta da te. Così da vicino, guarda. Sto pensando dove andare a prendere. Forse proprio perché oggi è la giornata contro la violenza alle donne, scelgo un passaggio della terza parte che si intitola Il muro della terra. È una terza parte dialogica, quindi sono dei virgolettati che si aprono e si chiudono, è come un dialogo che si sposta non direi da una madre a un figlio, da un figlio a una madre, perché ogni madre è anche figlia e quindi non è il confine su chi se stia parlando la madre o la figlia non è volutamente sottolineato. E parto da una piccola premessa che per me ho scritto ogni donna è madre, ma non penso alla madre come quella che ha generato, cioè il fatto di aver generato dei figli per me non è un attributo necessario alla qualifica di madre, non si è madre perché si mette al mondo un figlio. Colpi ogni 5 minuti nel mio grembo svuotato. Il fantasma del mai nato scalcia nel plesso solare. Dalla crepa del pube fino al ventre, mani scavano, murano, lavano, sterrano quel che resta dell'utero. Ti abbiamo visto piangere, gemere e poi gridare, nascondere il volto gonfio nell'angolo buio del muro, tremando come una figlia mentre la violenza infuria. Ti abbiamo visto aprire a una morte di vetro, frantumarti e cadere. Ti abbiamo sempre seguito, anche nel più grande spavento, un infinito rifiuto di noi. Ora sei sangue e carne, madre, piano, più piano. Dormivi abbandonata al sonno, le braccia spalancate al mondo, il respiro profondo, regolare, il viso odorava di viole e le labbra appena socchiuse nascondevano un sapore acidulo nella bocca succhierello. Era il dolce ricordo del seno. Così lontana sembra ora la tempesta di ogni vita, la furia impetuosa delle correnti, gli scavi rovesciati tra le onde e quelle mani a scandagliare il fondo. Oggi la rabbia in eruzione, quell'odio che non trattieni, il dolore, il male che mi fai, rinnovano ogni giorno il ricordo di quella prima pace, quel mare nostrum amniotico che dovremo riattraversare quando io sarò figlia e tu madre. Ma cos'è madre, cos'è figlia, oltrepassata la soglia del tempo, quando sul far della notte vediamo non più quel nostro pauroso finire, ma nello sguardo rovesciato l'iride scompare nel bianco, verso tutto quanto s'apre al di là della vita che si incarna. Perdiamo le sponde del terreno, l'ondeggiare del giungolo sulla riva, il fracasso delle cornacchie. Non avere paura, non temere, raccontami il sogno della tua vita, dimmi le gioie e le corse del cuore, parlami di te e di tuo fratello, non si sfugge ciò che mai tramonta, tutto meravigliosamente finisce nell'incanto di un agire infinito.